Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Spartan sul tubo. Come avete visto probabilmente al 99,9% ho aggiunto finalmente una intro e sono contentissimo di questo. Ringrazio tanto il ragazzo che l'ha fatta, che se non mi sbaglio si chiama iDevote, non vorrei pronunciarlo male, ma ti ringrazio. E anche se questo video magari non dovesse ancora avere la intro, lo avranno i prossimi video, quelli che usciranno prossimamente. Magari non subito il prossimo, vediamo un attimo, perché in questo momento mentre io sto registrando ci stiamo ancora lavorando, ma io ho già in mente che da Rich parte la intro del mio canale, che ho scelto appunto con un colore verde militare. Me l'hanno fatta, ringrazio tantissimo iDevote, che è un ragazzo di cui metterò il link in descrizione per i suoi canali, e lui, anche lui se non mi sbaglio, a breve dovrebbe cominciare a fare video. Ha due canali se non sbaglio, io ve li metto tutte e due nella descrizione, anche se questo primo episodio non dovesse avere ancora la intro. Poi come musica nella intro non ho scelto la solita tamarrata molto generica, ma grazie a lui abbiamo trovato una canzone che in questo momento non ho ancora trovato, tra l'altro, mentre registro. Troveremo sicuramente una canzone stile un po' nerd, un po' fantasy medievale, una cosa un po' così, un po' alternativa, un po' che dà la carica, ma che non sia la solita musica tunes, non che non mi piaccia, ossia a me ogni canzone che mi piace è ben accetta, quindi io ascolto tutti i generi, giusto per fare un po' di exploit su di me. Niente, siamo arrivati ragazzi, finalmente siamo al gioco prescelto, a quello che più volevo portarvi, il gioco dove tutto è iniziato, dove la nostra storia parte, dove questo gioco è raccontato in 10 righe in un foglio illustrativo nel libretto di Halo 1. Me lo ricordo ancora, ho immaginato Rich in mille modi fino a che non è uscito questo gioco, che all'inizio, tra l'altro ragazzi, io quando ho visto parlavano di Halo Rich, la beta multiplayer disponibile, tale fanno una specie di mega espansione su Rich per l'online. Poi quando ho visto che c'era una campagna, il mio cuore è rimasto colmo di gioia. E quindi andiamo a vedere cosa è successo su Halo Reach. Andiamo a vedere finalmente cosa è successo. Prima di partire, per non parlare a vuoto, come al solito, cosa che mi viene benissimo. Ok, sta andando, facciamo subito un controllino ed è andato. Vi faccio vedere una cosa. Allora, su Halo Reach praticamente vi do solo un anticipo. Voi non avete un nome, siete la nuova, come in ODST eravamo la recluta della squadra Talo. Qua siamo il rimpiazzo della squadra Noble, però a sto giro di Spartan su Reach. E qua capiremo finalmente che non è stato così facile arrivare su Halo, non è stato così facile portare via da Reach Cortana, Chief. Non tutto è stato così semplice come è sembrato, che su Reach la storia è partita, ma è grazie a Reach che c'è stata la storia. Grazie a Reach se la terra è salva, come abbiamo visto negli altri Halo. E vi faccio vedere subito, si parte con una recluta. Allora, io ora se vado verso destra, non lo faccio ancora, voi vedete che io laggiù c'è scritto il mio game tag, quindi se volete aggiungermi, yeah. In effetti non ci avevo pensato a sta cosa. Ma ho un grado accanto perché ho giocato tantissimo all'online di questo gioco. E la recluta parte con un'armatura standard all'inizio, con cui però io non partirò, perché io ho già il mio Spartan aggiornato con cui ho giocato online, e quindi ho nuovi pezzi d'armatura, e vedete sono già bello attrezzato. Come potete vedere sono già con un'armatura piuttosto figa, mi piace un sacco, sono soddisfattissimo di me stesso. Bene, a questo punto non ci resta altro che iniziare, siamo più fighi dei soldati normali, ma vabbè, lo stesso. L'armatura della recluta ovviamente era molto neutra, molto standard. Io piano piano l'ho modificata, perché poi il bello di Halo Reach è che tu ti fai il tuo Spartan finalmente per la prima volta. Un'ultima differenza, come vedete, chi ha giocato dallo 4 e dallo 5 sa, e avrà notato se ha giocato anche agli altri Halo, che c'è stato un cambiamento dagli Halo 4 in poi a quelli precedenti. Come vedete c'è una struttura delle armature Spartan molto più corazzata, molto più
tank, non so come dirvi. Sei grosso, hai ste armature grosse e sei spesso. Mentre dagli Halo, da Halo 4 in poi, non so se ci avete fatto caso, ma lo stile delle armature varia e diventa più curvilineo, più adattabile, aderente al corpo, no? Quindi più, come si può dire, più appunto aderente, più sottile, più snello, ecco, non mi veniva la parola, e molto più come si dice, tondeggiante, ecco. Qua è tutto spigoloso, è tutto squadrato, un pezzo di soldato armato fino ai denti, mentre da Halo 4 in poi è una cosa che non mi piace, perché assomiglia molto a quei cartoni giapponesi, ma non perché non mi piacciono quelli, però quelli è una cosa, gli Spartan sono soldati della terra, cioè sono soldati, sono marines, sono soldati, cazzo. Come vedete io comunque sono comandante grado 3, dicevo, hanno un'armatura decisamente più longilinea, più snella, che lo rende simile a cartoni tipo Evangelion, quella specie di mech che erano molto appunto tutti longilinei, snelli. Se poi vi farò il paragone, vi dirò, vi ricordate in Halo Reach quando giocheremo ad Halo 4? Ecco, questa è già un'armatura di Halo 4 o di Halo 5 quando ci arriveremo. Bene ragazzi, allora, basta, parlato troppo, si parte subito, è l'ora di andare su Reach. Scorsa notte abbiamo perso il contatto con Visegrad. Le trasmissioni sono cessate a ore 26. Ho inviato delle truppe d'assalto, che al momento risultano disperse. E ora intende mandare noi? L'intelligence navale ritiene che schierare una squadra di Spartan sia un grosso spreco di risorse vitali. Io non sono di questo avviso. Comandante. Così questo è il nuovo numero 6. Kat, hai letto il suo file? Solo le parti che non sono state occultate. Ci sono state rivendicazioni? Non ancora. L'ONI ritiene si tratti di un'insurrezione locale. Stesso modus operandi di 5 mesi fa su Harmony. Hanno colpito un ripetitore per tapparci occhi e orecchie e rubare indisturbati 2 fregate. Non deve ripetersi. Reach è troppo importante. Voglio quel ripetitore operativo, Noble One. Signore, lo consideri fatto. Ci vediamo dall'altra parte. Qui Holland, chiudo. Tenente. Comandante. Carter, al comando della squadra Nobel. Kat Nobel 2, Emil 4 e Orge 5. Tu vieni con me, Nobel 6. Sarò sincero, tenente. È qui per prendere un posto che il resto della squadra preferirebbe rimanesse vuoto. Da parte mia sono lieto di riavere la squadra Nobel al completo. Solo una cosa. Ho letto il suo file. Anche le parti che l'ONI preferiva evitare. Sono contento di averla con noi. Ma siamo una squadra. Non c'è più posto per i lupi solitari.
È chiaro? Affermativo. Benvenuto a Reach. Ok, c'è un po' di cose che devo dirvi. Primo, ovviamente avete visto, l'hanno notato, la somiglianza con l'armatura del comandante Nobel One, Carter. Beh, è figa. Quindi ho cercato di... una volta ottenuti i gradi... Nobel. Stiamo cercando un avamposto per intercomunicazioni danneggiato a 50 km da Visegrad. Faremo due chiacchiere con i responsabili, poi Kat lo farà tornare operativo. Ci penso io, comandante. Perché i ribelli vogliono escludere Reach dal resto delle colonie? Magari potrei chiederglielo di persona, Jorge. Dicevo, una volta ottenuti i gradi... Comandante, abbiamo perso il segnale con il QG. Canali di appoggio? Controllo. Niente. Non capisco cosa ci blocca. L'avete sentita, calma piatta. Il comando non ci fa la compagnia durante questa gita. Mi sento già solo. Una volta ottenuto i gradi, ottenuto i pezzi, li ho cambiati, erano fighi, mi piacevano, l'ho fatto un po' diverso, ma più o meno siamo lì. Poi ora qua parlano di ribelli e poi vi spiego. Forse vi avevo già spiegato in Halo 1, ma qualcosa vi rimembro. Potrebbero eccoci. Cercare di abbatterti, rimani a distanza. Sì, signore. No, non ci siamo ancora. Restiamo concentrati, controllate i vostri settori. Ecco l'avamposto per le comunicazioni. Ok. Ricevo un segnale d'aiuto. Allora, controllino di nuovo subito. Nel frattempo vi volevo dire che appunto magari l'avete visto un po' scattoso e mi scuso, ma sto giocando, è uno dei giochi che sono, vedete a che livello, cioè sono a pochissimo dal livello colonnello, perché ho mollato lì. Vabbè, dicevo, è un po' scattoso perché è un gioco della 360. Essendo un gioco della 360, credo che faccia un po' di capricci. Sì, vanno bene le impostazioni. Fanno un po' di capricci. E quindi. Scusate. Portaci su quel promontorio. John, tieni d'occhio il cielo. Sì. Ok, usciamo dal veicolo. Okay, pronti. Questo è il fucile da battaglia. Questa è la nostra pistolina con mirino. Fucile da battaglia molto figheggiante. Probabilmente è anche una skin che ho preso giocando online, sempre credo. Allora, vi volevo. Sembra sgombro da qui. Non mi fanno parlare. Lasciamo parlare la squadra Noble per ora. Anzi, metto un attimo pausa. Velocissimi, dai, veloci. 1, 2, 3. Dicevo, parlano dei ribelli, perché come forse vi avevo detto già in Halo 1, prima c'erano dei problemi perché le colonie volevano appunto avere più libertà, essere meno controllate, erano molto comunque pressate dalla Terra e non si sentivano comunque parte integrante dell'umanità intesa come terra, come terrestri, anzi si sentivano un po' gli sfigati del gruppo. Quindi, ripetitore battuto, si pensa ai ribelli e si va subito a indagare. Squadra Noble, Noble 1, Noble 2, Noble 3, Noble 4, Noble 5 e Noble 6, che siamo noi. Noi siamo Noble 6, questo è il nostro nome. Cat, Noble 3 mi sembra. Emil, Noble 4. Ricevo un segnale d'aiuto proveniente da sud. Carter, Noble 1. Ricevuto, occhi aperti. Ho detto già una cazzata. Cat e Noble 2. Emil è Noble 5. E Jorge è Noble 3. Mi sembra. Voglio farlo localizzato. Abbiamo un ID? Negativo. Ma è militare. Allora dove sono gli dispersi? Perché non ci sono residui, allora, di esplosivo? Pugno con questo. 9-3, puoi accertare la presenza di residui nell'area? Negativo, signore. Plasma, forse? Non può essere. Non su Reach. C'è del sangue a terra.
Porca puttana. Ok, Nobel, a quanto pare qui non c'è niente, muoviamoci. Plasma. Non può essere, non so. Fumo dalla prossima struttura, signor. Manovra di aggiramento a ovest e controllo. Squadra Nobel, potete aprire il fuoco, ma con circospezione. Non usciamo allo scoperto. Con circospezione. Ma vaffanculo. Emil, ovviamente, il più fiero dei fieri. Cattivissimo, col suo teschio disegnato, inciso. Nobel Six, entra in quell'abitazione. Procedi silenzioso, io ti sto dietro. A posto, allora, sono tranquillo, Carter. Nobel Leader, fonti di calore nella struttura più avanti. Ecco York. Il ginocchio, ora! Non sono ribelli, sono contadini. Guarda. Chiedigli che ci fanno qui. Mit Kurechtekit. Guardiamo al cartu, min holly. Si nascondono. Tegnab Ayev, assom si do, esce a ciò da diat. Si colte I loro vicini sono stati attaccati. Prima da scusa. Ha sentito dalle urla, sbaglio. All'alba era tutto finito. Dice che qualcosa nei campi ha ucciso suo figlio. Qualcosa. Comandante, rilevo fonti di calore nella struttura subito a est della sua posizione. Passo. Jorg con la sua mitragliatrice. Cattivissimo. Emil, sei troppo figo. Emil, andiamo. Squadra Nobel, muoversi. Ah, ecco, si può già scattare in Alorich per un tempo limitato. Sì, ah, vedete, abbiamo un potenziamento. Possiamo poi, credo, cambiarlo. Sì, perché ci sono i jetpack, eccetera. Però si può scattare. Sono in ascolto, comandante. Che cosa avete? Passo. Abbiamo dei soldati deceduti, due dei dispersi. Sembra che li abbiano interrogati. È tutto sotto sopra. Porca troia. Nessuna pietà. Impronte strane. E sappiamo già cosa ci troveremo davanti. Movimento, controllate i rilevatori. Vedi qualcosa? Negativo. Scansione termica libera. Andiamo, Carter. Ma cazzo sei? Forza. Covenant. Eccoli. Preso. Ci siamo. Niente sensibilità. Sono diretti al piano interrato. Scendete al livello inferiore. Devo prenderci la mano. Abbiamo compagnia. Ok, le granate ribilanciate rispetto a DST. Scusate, starò un po' maffetto. Banshee, c'è uno all'erta. Ragazzi, lagga un po', purtroppo è così. Questo ce lo dobbiamo giocare così. Torna al sistema della vita, ma bisogna prenderla sto giro. Porca puttana, sbaglio tasto. Andato. Tiratela nel culo la granata. Occhio. Ecco, lei ha usato invece il potere del sovrascudo per un secondo, sei invincibile appunto mettendoti così. Ovviamente io non ce l'ho. Ok. Nobel Leader, navette da sbarco nemiche. Dato. Cosa c'è, un Banshee lì? Cos'è un Banshee? Ah, no, un pezzo. Falcon. Si ritorna ai vecchi sistemi di trasporto. Giuno. Merda. Stanno già scappando tutti.
Comunque ragazzi, volevo solo dirmi una cosa, cioè che se con uno Spartan facevamo un casino così, con 4 fate 2 più 2, con 4, con 6 fate un po' 2 più 2. Eh sì che ce ne sarà da divertirsi. State giù, squadra Nobel, state giù. Bersagli neutralizzati. Bersagli? Sono i dannati Covenant. Ma va? Sono alla vita, ragazzone. Tutta questa valle è zona di fuoco libero. Captain, dobbiamo avvertire Holland. Raggiungi subito l'avamposto del ripetitore. Capo, rilevo attività verso est. Ricevuto, June, ce ne occupiamo. Six, fai strada. Sì. Granatissima! Tra un po' prendo il lo struzzo. Facciamogli il culo, ragazzi. Per ora nessuna unità pesante, Comandante, concentrazione di attività ostile a nord-est. Six e io forniremo supporto da terra, ci vediamo all'avamposto. 9-3, richiedo aviotrasporto, passo. Già lì. Al lavoro, Nobel. Sì. Andiamo, Carter. Voglio arrivare tutta dal pezzo. Ah, c'è anche Jorg. Ottimo. Forza, tutti sul furgoncino. Ah, c'ho anche la fiamma, ragazzi, sì. Beh, saliamo, facciamo finta. E ora lui si piazza lì. Ed ecco che abbiamo un Warthog. Struzzi. Io ho anche la fiamma bruciante. Eh sì, sono tutte cose guadagnate giocando, ovviamente. Piano, proseguiamo. Altro mezzo, per ora nessun nemico, ecco. Ma perché non sto zitto? Jorge! Falli male, Jorge! Ottimo lavoro! Occhio! Stavo per dire, si guida meglio questo, ovviamente, andato a sbattere. Dove? Di fronte. Dai ragazzi, sparate. Però Jorgen non ha la mobilità di una torretta, ovviamente, perché ok, direi passiamo il ponte. Aia. E arriviamo, arriviamo. Capitano, prendiamo in acqua magari. Olle. Falli a pezzi, Jorge, falli a pezzi. Eccolo qua il primo. Elite, vecchio stile. Boom, preso, Elite. Capo, riceviamo un segnale di aiuto. Mayday, 3 Charlie 6, c'è qualcuno in ascolto? Siamo stati attaccati da truppe Covenant. I Covenant sono su Ridge, ripeto, i Covenant sono su Ridge. Ma va? Soldati, forza Six, dobbiamo trovare l'origine della richiesta d'aiuto. Aspettate un attimo. Tutto rispetto, ma non dovremmo occuparci di cose più importanti? Non lasciamo indietro nessuno. Se avresti quei soldati, devi informarmi. Nobel leader, probabili forze alleate sotto attacco a sud della vostra posizione, passo. Ok. Probabili forze alleate sotto attacco. Però controlliamo che è meglio. Perché qua se ci si incastra il video, ce l'abbiamo in quel bus de brat. Siamo sotto attacco. Ripeto, dai! Mayday, 3 Charlie 6. Jorge. Sotto attacco Covenant. Sono ferito, non posso mantenere la posizione. Dobbiamo trovare quei soldati alla svelta. Andiamo, andiamo, andiamo. Su di là, direi. Ad occhio. Covenant.
Boom! La sei piglia tanta face, eh? Non si sta. No. Via di qua. È più maneggevole del Warthog, ma secondo me è proprio più maneggevole la guida in Reach. Ora passiamo la guardia. Via da lì! Non qui, non qui, non qui. Non qui. Allora, proviamo a fare una cazzata, per far prima. No, non ci passiamo, non ci passiamo. Retro, 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 retro. Gira. Destra, sinistra. 9-3, arrivo. Eccoli. Mi chiedo evacuazione immediata. Le mie coordinate. Ricevuto. Olè, giù. Presidiare l'area di evacuazione. Ottimo. Leader, ho avvistato delle navi da sbarco Covenant in arrivo. Trasporto. Ottimo. Per evacuazione, state lontani. Artiglieria. Six, tieni la posizione. Signori, questo è uno dei fucili più belli che abbiano mai fatto. Ovviamente un'altra cosa di cui dovevo parlare. Scusate. Vabbè, tanto comunque il messaggio era che li dobbiamo portare via, dobbiamo resistere fino all'arrivo dell'evacuazione. Il DMR veramente spettacolare. Fucile da tiro di precisione. È una carabina versione umana, tanto per farvi capire. Come vedete ha un'ottima precisione. È sì, erano esplosivi, credo. Va bene, vaffanculo. Ok. Novo leader, ho avvistato delle navi da sbarco Covenant in arrivo. Trasporto per evacuazione, state lontani. Ok. Six, tieni la posizione e sgombra la zona d'atterraggio. Sì, signore. Caporale Travis, signore. Charlie 3. Sono i Covenant. Lo sappiamo, caporale. La portiamo via, Lily. Come vedete ci danno anche informazioni sulle armi e sull'abilità che abbiamo in questo momento. Attenzione, navi da sbarco. Un GDR quasi, diventa Halo Reach. Spettacolo. Proprio c'è una punta, giusto. Giusto un pizzico di GDR. Occhio. Veloce. Veloce, ricarico. Sono molto fanculo. Veloci. Scusate per... Ok. Scusate per la poca precisione, ma ragazzi, mi sa che lo vedrete anche voi, lagga un po'. Magari lo vedrete un po' meno, spero, perché lo renderizzerò, essendo che ci metto anche la, come si dice, la fanculo. Ma di nuovo, vabbè, ma porco disco, cioè, ma che cazzo è? Scusate ragazzi, minchia, non sta andando così. È il primo video di prova. Allora, cosa dobbiamo fare? Volevo dirvi, sapete che il mio primo video è sempre una pompa. Caporale Travis, signore, Charlie 3. Sono i Covenant. Lo sappiamo, caporale. La portiamo via. Come cazzo si cambiano le granate? Attenzione, navi da sbarco nemiche in arrivo. Ok. Ecco, ho sbagliato già la granata. Ok, fuori uno. Vi dicevo, il DMR è molto preciso, molto bello da usare. E cos'altro vi volevo dire? Ovviamente qua si vede la differenza, quando parlavamo prima delle armature, si vede la differenza dalla Bungie alla 343 Guilty Spark. Cioè cambia proprio il genere, non so come dire. È qualcosa di veramente strano. Ok. Un altro. Un altro. Occhio a quelli bianchi che sono truppe speciali, tra virgolette. Ma perché non te ne vai a... Ho sbagliato tasto, fare in culo. Assalto respinto. Tutto a posto. No, male. Non ho più munizioni. Beh. Tutto ok. Vedo un mezzo in arrivo. Trasporto, la zona è libera.
Evacuazione. Affermativo. Trasporto in arrivo. Va bene ragazzi, siccome ho parlato tantissimo e siccome abbiamo visto un po' com'è l'inizio, io direi che ci interrompiamo qua noi oggi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!